Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Campoli in Bocale, agro del comune di Reggio Calabria. E Domenico Salvatore, che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione, vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio San Gaetano Catanoso Borgo Grecanico Melitese, valevole per il campionato di prima categoria girone D Calabria. La linea a Ivano Verducci. Sì, ribadiamo il risultato, ricordiamo il risultato, 2-0 per il Borgo, i gol, la doppietta di Bomber, capitano del Borgo in maglia blu, Ciccio Marino. Noto qualche polemica con l'arbitro, comunque credo che siano dirigente qualche calciatore del San Gaetano, polemica verbale naturalmente, nulla di che. Che va a controllare le reti, si saranno spiegati per qualche sua decisione che diciamo il team di casa giudica inopportuna. Comunque mi chiedevi di aggiornare il tabellino, mi pare che le squadre sono scese in campo in questo secondo tempo come avevano cominciato, e quindi partiamo dalla squadra in trasferta. Mister Cormaci ha mandato in campo Leonardi, Mangiola, Martino, Antonio, Martino Annunziato, Nucera, Obinna, Iamonte, Vincenzo, Mallimaci, Tripodi Annunziato, Manganaro e Marino. In panchina Falcone, Scaramozzino, Ielo, Zaccone, Gurnari, Perla, Pansera, Tripodi, Lorenzo e Principato. La squadra di casa, la squadra del Borgo Grecanico Melitese, è in maglia blu, pantaloncini blu scuro e calzettoni uguali ai pantaloncini. Il San Gaetano Catanoso in maglia bianca, ancora si perde ancora qualche minuto prima di depositare il pallone al centro del campo. Il San Gaetano Catanoso in maglia bianca, Berica, Swili, Caridi, La Cava, Brancati, Scappatura, Marra, Gaston, Keita, Crea, Zaffino, Modafferi. In panchina mister Falduto, Farouk, Molè, Monorchio, Siclari, Costantino, Azzarà, Cissoko e Di Giuseppe. Ricordiamo anche l'area tecnica, è giusto anche ricordare l'area tecnica di questo Borgo Grecanico Melitese, con Mimmo Tripodi, Pellicone, Licordari, Suraci, Napoli. Si comincia, a te Domenico. Il dubbio è se il risultato rimarrà talis et qualis, quello consolidato sul campo, oppure ci sarà una reazione da parte del San Gaetano Catanoso che aprirà il match e si porterà sul risultato di parità, oppure c'è un'altra soluzione che sarebbe quella della goleada del Borgo Grecanico Melitese. Non abbiamo la sfera magica davanti. Ivano Verducci. Sì, l'hai detto tutto, e possono quindi uscire così le cose. I primi minuti sono sempre quelli più importanti, ora una palla lunga non arriva Marina, deve addirittura uscire con il petto il portiere del San Gaetano, la palla viene rinviata, si impenna e quindi il vento che in questa zona del Reggino, cioè a Campoli di Bocale, è sempre importante, ha creato qualche problema, ma hanno recuperato i giocatori del San Gaetano. Dicevamo che i primi minuti forse saranno quelli più importanti, il manuale, chiamiamolo così, se il calcio può essere scritto in un'enciclopedia, voglio dire. Il manuale dice che il San Gaetano dovrebbe buttarsi a capofitto per tentare di segnare quella marcatura e poi provare alla fine a recuperare questo incontro. Quindi nei primi minuti dovremmo sulla carta assistere all'assalto dei bianchi, ma chi lo sa, andrà così, il Borgo in contropiede è imprendibile. Gli ingredienti ci sono tutti, vedremo che effetto avrà il famigerato algoritmo. Esatto, Marra ora in aria, in due, un liscio e busso in dialetto, come si suol dire. La palla comunque arriva ora a Marino. Marino di testa verso Martino Annunziato, limite dell'aria, si ferma, cerca di dialogare con Marino, prova da lontano il palo che
cerca e trova il palo alla nostra sinistra, la palla rimbalza proprio davanti a Bericasuile e si fa quindi più difficile, ed è l'ennesimo intervento eccellente di questo estremo difensore di origine straniera. Ma anche l'esterno destro del Bomber, il fantasma dell'area di rigore, alias Ciccio Bomba. Sì, non era nemmeno un gran colpo, era un gran tiro, voglio dire, ma era un colpo ad effetto, il cosiddetto colpo di biliardo applicato al calcio, ha proprio cercato quello che è successo con la palla, cioè che toccasse proprio davanti al portiere per beffarlo, e così è stato, ma Bericasuile si è fatto trovare pronto e ha mandato in calcio d'angolo. Il calcio d'angolo intanto è svanito e si riprende a giocare con il San Gaetano, e il dialogo tra il duo di centrocampo Gaston Keita, che ha dato tanto nel primo tempo. Il San Gaetano deve però cercare di finalizzare sulla tre quarti, perché i cross poi arrivano, ma Modafferi, sia Modafferi che Crea che Zaffino, si trovano spesso invischiati e vengono fermati da Mallimaci, da Mangiola e quindi dalla retroguardia del Borgo Grecani come Elitesi. Fallo ora al centro del campo, è caduto comunque Keita, rimane a terra, ha bisogno dell'intervento della panchina, si perderà qualche minuto. La svolta potrebbe arrivare dal pit stop che avverrà, il cambio gomme che avverrà tra qualche minuto. Sì, la girandola delle sostituzioni arriverà sicuramente. Non dimentichiamo che la panchina del Borgo ha dei nomi eccellenti anche, e non citiamo quelli in tribuna, i vari problemi, magari l'allenamento che non è stato effettuato bene, gli infortuni eccetera, quindi non avremo anche con la girandola delle sostituzioni, lo spettacolo non ne risenterà sia da una parte che dall'altra. Si è ripresa a giocare, il San Gaetano cerca, partendo dalla difesa, di imbastire un'azione all'attacco con Marra, che si libera in qualche modo di Nucera, ma poi entra Obinna a destra, non segue l'azione Martino. Stavolta Obinna aveva giocato bene, annunziato Martino, oggi non sembra in una delle sue migliori giornate. Tra i protagonisti di questa partita Bericasuile. Sì, estremo di fare attenzione a questo colpo sulla fronte con Manganaro, che viene anche ammonito dall'arbitro, gamba tesa, ha colpito, se non erro, Gaston, il quale si è rialzato immediatamente dopo l'ammonizione dell'arbitro, però il colpo c'è stato, è stato un fallo commesso, quindi conseguita quindi l'ammonizione. Calcio di punizione, l'arbitro William Monteleone, quando siamo ormai quasi al sesto minuto, un calcio di punizione che può essere sfruttato soltanto con un cross in aria. Posso approfittare di questa piccola pausa, anzi no, ora si ricomincia, magari lo dirò in qualche altra pausa quello che voglio dire. Calcio di punizione, a te Domenico. Si prova a riaprire il match, fa buona guardia Obinna, insiste ancora con Marra e con la cava, su cui spazza come lo spazzaneva Courmayeur, Madonna di Campiglio. Il numero 5 Martino, rimane a terra un giocatore del San Gaetano, l'arbitro è lì a due passi, vediamo quali saranno le sue decisioni. Intanto si accerta delle condizioni del giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione, e dovrebbe trattarsi di rimessa laterale già battuta. Attenzione però, con un balzo felino fa sua la sfera e la respinge in avanti
Leonardo. Sì, Modafferi era riuscito a scodellare, diciamo, in aria un ottimo pallone, non è stato seguito da nessuno dei suoi, chiede palla a Crea e la riceve da Marra, un bel cross e Mangiola ferma tutto. Grande intervento difensivo di Mangiola, attenzione al contropiede, Martina Annunziato deve però fermare questo pallone, riesce a farsi mettere la palla in out, era la cava. E dicevamo prima, è riuscito Modafferi a scodellare in aria un ottimo pallone, non è stato seguito dai suoi, prima occasione, possibile occasione d'attacco per il San Gaetano. Attenzione a Martino, dai, in un posto dove non arriva Tripodi, forse era studiato così, Tripodi ci arriva anche se con ritardo e riesce a farsi mettere la palla in fallo laterale, questa sicuramente è una cosa studiata, cioè si doveva trovare in quel posto Tripodi, era un po' arretrato, ha recuperato, questo fa capire che comunque le partite sono studiate. Il famigerato algoritmo di mister Cormaci che mette in campo tutti gli ingredienti e poi bisogna un attimino pedalare. Sì, è proprio questa la differenza spesso tra, voglio dire, lo studio, ecco, al computer e poi quello dell'umano, perché magari è prevista che quella posizione dovrebbe essere presa da Tripodi, il passaggio millimetrico senza guardare, perché il suo compagno doveva trovarsi proprio in quella posizione a sinistra, ha avuto un attimo di ritardo e non ha sfruttato bene l'opportunità, altrimenti si sarebbe creata veramente una importantissima occasione d'attacco per il Borgo. A quel punto Tripodi avrebbe sicuramente scodellato verso Marino e sarebbe stata dura per il San Gaetano poi non subire. Attenzione, c'è qualche problema ora qua in tribuna. Speriamo che nulla di grave sia successo, è un po' niente di estremamente grave, naturalmente ci speriamo, facciamo gli auguri al ragazzo sperando che nulla sia successo di grave. Ritorniamo a commentare questo incontro con la cava, lancia Marino che però arriva prima a Beri Casuili, che comunque segue anche le azioni d'attacco, è uno di quei cosiddetti portieri volanti, va a prendere questo pallone, esce e fa paura. Ha abbandonato ogni prudenza la formazione di casa, si è rovesciata con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti nel tentativo di riaprire il match. Sì, sta giocando un po' meglio il San Gaetano, il tiro va in rete, e va in rete questa volta il tiro e il gol di Modafferi, il tiro voglio dire di Marra, è rimbalzato davanti a Leonardi che ha avuto difficoltà a bloccare il pallone, gli è scappato si può dire dalle mani, la palla ha toccato il petto, è uscita verso, è andata proprio verso Modafferi che era lì come un rapace d'aria a quattro passi a mettere in rete quando eravamo al decimo minuto, 2-1, si riapre l'incontro, 35 minuti di fuoco. Sono stato un facile profeta poco fa quando ho detto che si era riversato con tutti gli organici alla ricerca del gol del 2-1. Sì, saresti da portare veramente ad esempio, vabbè che sei più anziano tu di questi campi di calcio che la Prima Repubblica. Hai detto quello che doveva succedere ed è successo, perché attaccare a sprombattuto così è quello che doveva fare il San Gaetano, lo sta facendo, è passato, ha segnato e quindi ora si riapre l'incontro. Avevo anche detto che mister Cormaci si era arrabbiato di brutto, aveva catechizzato, richiamato i suoi a riprendere la corsa perché si erano seduti. Sì,
si erano seduti e questo fa sì che Cormaggi ora comincerà a pensare al cambio. Attenzione a un buon pallone verso Martino che lo deve rincorrere per tenerlo in campo, riesce, si aiuta con Obinna, fuori gioco di Martino ha annunziato assieme ad Obinna. E le sostituzioni ora arrivano dalle parti del San Gaetano Catanoso, stanno per entrare in campo con il numero 17 Azzarà e con il numero 14 Monorchio, mentre escono il numero 7 ed il numero 10, escono quindi Gaston e Zaffino. Sostituzioni che arrivano al 12° minuto, a questo punto è ufficiale che il San Gaetano prova a recuperare questi due gol. Siamo al 13°, dunque dopo un'ora di gioco si riapre tutto. Intanto c'è la danza delle sostituzioni con grandi movimenti sulle opposte panchine, perché anche il Borgo Grecanico Meldese si accinge ad effettuare le sue sostituzioni e da questi movimenti a nostro avviso lascerà la svolta del match. Sì, un calcione erratissimo ora di Marra che addirittura da centrocampo ha tirato il pallone quasi a ridosso dell'area della sua squadra, difesa da Bericasuili, e questo fallo laterale può essere sfruttato ora dal Borgo. Marino dialoga con Manganaro, da questi a Martino Antonio che per poco arriva prima di Modafferi che lotta come un leone, si impossessa della palla ma in errori su errori, e ancora Martino Annunziato, ora salta un avversario, bravissimo Nucera a eludere il marcatore che si va a prendersi questo calcio d'angolo. Buona anche questa azione d'attacco del Borgo. È una partita emozionante, affascinante, con repentini capovolgimenti di fronte e con azioni anche individuali pregevoli sotto il profilo tecnico e tattico. Sì, ora questo incontro naturalmente si è ravvivato, ecco, la marcatura di Modafferi giunta al 10° minuto del secondo tempo ha riaperto l'incontro e il Borgo deve ora stare attento, cross in aria, non arriva nessuno, la palla dalla zona destra va a finire direttamente sul fondo dall'altra parte. Ti avevo pur detto della pericolosità di Modafferi. Sì, Modafferi lo conosciamo, è uno che arriva sempre, quasi sempre, quasi ogni anno da un bel paio di anni a questa parte alla doppia cifra, e oggi ha messo a segno questa marcatura. Attenzione alla mano di Marra, forse era stato ammonito ma l'arbitro questa volta non estrae il cartellino, si riprende a giocare con Antripodi sulla fascia sinistra, commette fallo, crea, riesce comunque a tenere sempre la palla tra i piedi, è un ottimo, come dire, giocoliere questo Tripodi. La mano di Dios, l'arbitro fa finta di niente. In possesso di palla Martino, osserva il piazzamento dei compagni, scodella in avanti, cerca di andarsene il nuovo entrato. Anzi no, non è un nuovo entrato, si tratta di Nucera. Intercetta Obinna, Nucera, ancora Nucera. Subisce una pressione in maniera anche fallosa sulla linea di centrocampo, ecco il motivo di questo calcio piazzato. Quando sono passati 16 minuti nel corso della ripresa il risultato ora è cambiato, siamo sul 2-1, doppietta di Marino e gol di Modafferi che ha riaperto il match. Ora hanno cambiato veramente atteggiamento i calciatori in maglia bianca, si buttano su ogni pallone, intervengono anche in maniera decisa, quello che non si è visto affatto e assolutamente nel primo tempo, ora invece sarà stata la sgridata, ecco, che hanno avuto magari negli spogliatoi, si avventano su ogni pallone e stanno mettendo pressione al Borgo, il quale ora ha paura. Sì, Domenico, secondo me ora il Borgo ha paura, attenzione.
dalla destra riesce a fermare in qualche modo Iamonte, si riparte, palla lunga verso Marino, supera il centro del campo, ha due avversari, riesce a farsi mettere la palla sull'out a sinistra. Era preoccupato mister Cormaci, dovevamo chiudere il match sul 3-0. Sì, così sicuramente avrà detto ai suoi negli spogliatoi, non si è cullato di questo 2-0, non si può difendere un 2-0 per 45 minuti e non avrà sicuramente detto così, ma forse la mentalità, attenzione a Tripodi. Sulla sinistra, entra in aria, cerca Manu, c'era oggi ai piedi davvero che devono essere assettati. La buonanima di Sandro Ciotti avrebbe detto eccesso di precipitazione nelle conclusioni a rete. Eh sì, è così, è già la seconda volta, nel primo tempo ha avuto l'occasionissima tra i piedi, quella che poi grazie al portiere del San Gaetano, Alberica Swili, è riuscito a fermare, ora aveva un'altra ottima occasione, era una specie di rigore in movimento. Ha completamente sbagliato la mira, attenzione al contropiede, Keita ferma tutto, Mangiola, ennesimo importante intervento di Mangiola in fase difensiva. Fuori gioco ora per il San Gaetano che riparte, siamo al 18esimo, bell'incontro. Si lancia in avanti con tutti gli organici e riesce a riaprire il match, ma questa è anche una lama a doppio taglio perché si espone così ai micidiali contropiedi della squadra ospite. Sì, è naturale questo, ma mi pare che sia un po' scemata, ecco, la verve che avevano nei primi minuti di gioco i calciatori di mister Cormaci. Si sono un po' spenti, hanno un po' tirato i remi in barca, mentre sono diventati più aggressivi e anche più efficaci nel rubar palla i giocatori di mister Falduto. Ma il San Gaetano Catanoso non deve fare la partita, è sotto il 2-1, quindi è lui che deve fare la partita. Sì, è naturale, attenzione al limite dell'area, Marra scocca un tiro, va lontanissimo dalla porta, però la FIFA, ecco, tra gli 11 e tra gli spettatori di Fede Melitese si è fatta sentire con questo tiro di Marra, aggraziato si può dire Leonardi. È un campanello d'allarme per la difesa melitese che ora si accinge ad effettuare alcune sostituzioni. Sì, sono pronti dei movimenti in panchina, ce ne sono, siamo già arrivati al 20° minuto. Domenico, ne approfitto perché volevo dirti che è importante il logo che ha acquisito il Borgo Greganico Melitese con questa scritta poi BGM, è simile, quindi BGM potrebbe essere anche un acronimo come Bergamotto, e in effetti nel logo del Borgo Greganico c'è il bergamotto, proprio che è uno dei frutti cosiddetto, c'è anche il prodotto DOP del bergamotto di Reggio Calabria, uno delle l'oro verde che viene chiamato, così come viene chiamato. È importante fare la pubblicità a questo frutto che potrebbe veramente dare lavoro a più di quelle persone che oggi lavorano in questo settore, ho avuto davvero tantissimo piacere nel vedere un logo di una squadra di calcio con questo frutto così importante. Ricordiamolo, il bergamotto di Reggio Calabria, perché naturalmente Reggio come città metropolitana, perché il bergamotto nasce, cresce e si sviluppa nel miglior modo possibile soltanto nella zona della provincia di Reggio. Nel periodo non collegato il solito Tripodi si è esibito in alcune serpentine che Tripodi che ha seminato lo scompiglio nel primo tempo e nella ripresa si sta ripetendo. Intanto ti segnalo che sta per entrare in campo nelle file del Borgo Greganico Melitese l'anguilla delle valli di Comacchio, alias Vincenzo Zaccone. Eh sì, mister Cormaci capisce che bisogna
quindi affondare il colpo. Zaccone non lo dimentichiamo, oltre ad essere un ottimo atleta, lo dicono anche lo dice anche la statistica, lo dice anche la carta scritta, carta parla. L'anno scorso è stato il capocannoniere. Marino in porta, respinge il bravissimo, eccezionale portiere del San Gaetano, Berica Swili. Un colpo davvero incredibile di Marino, e respinge e salva la terza marcatura, la salva con questo intervento l'estremo difensore dei ragazzi oggi in maglia bianca, dei ragazzi di casa del San Gaetano Catanoso. Un'altra nota, il San Gaetano, ricordiamolo, era un figlio della zona grecanica, è stato parroco a Pentidattilo prima di diventare santo, è una zona di Reggio nei pressi di Sant'Anna, ecco, chiamiamola così, e hanno fatto la squadra in suo onore. Ed ecco la sostituzione, esce Annunziato Martino, un po' sottotono oggi, ed entra Zaccone, prova la carta Cormagi per chiudere questo incontro da stratega. Intanto c'è un corner a favore della formazione di casa, il solito grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross, spinte e controspinte sotto gli occhi dell'arbitro. Ancora non è partito il traversone, palla che spiove, un colpo di testa da parte di un attaccante e la palla è finita tra le mani di... Attenzione, Marino solo davanti al portiere, tiro respinto, ha perso l'attimo fatale. Sì, era arrivata direttamente dal portiere, la palla ha superato il difensore saltandolo, proprio aiutato da queste folate di vento. Marino si è trovato quasi a tu per tu con Berica Swili, poi è arrivato di ritorno, ecco, il difensore Caridi, respingendo il tiro di Marino che avrebbe centrato l'incrocio alla sinistra di Berica Swili. Ora qualche parola di troppo in campo, l'arbitro comunque William Monteleone cerca di mettere pace, un po' di chiacchiere. Comunque si ricomincia, era il numero 3, aveva avuto qualcosa da ridire, la cava del San Gaetano. Si stringono la mano ora con Obinna, grazie all'intervento risolutore dell'arbitro William Monteleone. E Domenico, possiamo dire che è un arbitro fiscale, un arbitro duro, però sa fare bene il suo lavoro. Fino a questo momento è uno dei protagonisti dell'incontro, e se il gioco non è degenerato è anche merito suo. Sì, Zaccone non riesce a stoppare questo pallone che va a finire quindi tra le braccia di Berica Swili. Zaccone svaria da destra a sinistra, ha la tecnica per poterlo fare. Sarà dura tenerlo, anche perché ora in questo è il momento buono, si procura un buon calcio di punizione Martino, è il momento buono per sfruttare il contropiede. Altra sostituzione, entra con il numero 24 Perla, un altro gioiellino melitese, esce Nucera quando siamo al 25esimo. Sostituzioni azzeccate, lo vedremo. Perla ha giocato numerose partite su questo stesso terreno di gioco nelle file del Bocale, quindi sta giocando in casa tra virgolette. Sì, Perla è un giovane, quindi come si suol dire, di prospettiva eccezionale. Secondo me, l'ho visto un bel paio di volte, secondo me potrebbe calcare campi voglio dire dalla eccellenza in su. Attenzione a questa spinta, l'arbitro se ne accorge, la spinta verso Modafferi, era Martino, ha cercato di prendere un po' di tempo. Dicevamo di Perla, è davvero un ottimo calciatore,
ci prova con la squadra del proprio paese. Eccolo con la palla ai piedi, ottimo il tocco per Marino, non è fuori gioco. Marino a tu per tu con l'estremo difensore ospite di casa e va in gol. Borgol, tripletta di Ciccio Bomber, 3-1 quando siamo al quasi al 27esimo. Il passaggio arriva da Perla. Anche qui sono stato un facile profeta, perché ti avevo detto che dal pit stop, cioè dalle sostituzioni, sarebbe venuta la risposta a questo match. Sì, ha chiuso la partita, guarda, Leonardi è andato ad abbracciare l'autore della prima tripletta di questo anno 2019-2020, Ciccio Marino, irresistibile, calciatore di categoria superiore, è sceso tra i suoi, tra il suo popolo, detto tra virgolette, e quindi fa felice tutto il pubblico melitese che è venuto qui ad assistere a questo incontro. È eccezionale il passaggio di Perla. Stai parlando di uno dei mostri sacri del calcio dilettantistico calabrese, più volte premiato, che ha vinto diverse volte la classifica dei cannonieri e soprattutto ha meritato in diversi campionati a partire dalla Serie D, eccellenza, promozione e prima categoria. Eh sì, non sono io a scoprirlo, come hai ben detto tu. È stato importante anche il fatto di non essersi cacciato, ecco, tra virgolette, in fuorigioco con quel passaggio di Perla. È rimasto l'arbitro, che è un buon arbitro, non ha visto che non era fuori gioco perché poteva trarre in inganno, sempre la solita cosa della quale cerchiamo di batterci, ma senza, cioè servirebbero i guardalinee, guardalinee non di parte, servirebbero i guardalinee, in questo campionato non ci sono. L'arbitro poteva, voglio dire, fischiare il fuorigioco, ma ha capito che non lo era. Nemmeno Vincent Van Gogh avrebbe pennellato un cross come quello capitato sulla testa degli avanti locali, che hanno fallito il gol del 3-2, avrebbero riaperto il match. Sì, per l'ennesima volta potevano riaprire questa partita. Un cross di ottima fattura davvero. Si riparte a centro del campo, Obinna dialoga con Manganaro, Martino Antonio offre a Perla che insegue questo pallone, riuscirà a tenerlo in campo, arriva Berakswili e fa buona guardia. Marino ha segnato sul calcio di rigore, sul calcio piazzato, ma anche su azione manovrata. Eh sì, ha aspettato come si deve, che il passaggio filtrante del nuovo entrato Perla è quindi un dialogo tra il giovane e l'anziano, possiamo dirlo così, anche se è brutto parlare di anziano ad una persona su per giù di 36 anni, 35-36 anni. E comunque Marino, davvero opportunista, si è involato e ha fatto quello che doveva, cioè mettere la palla nel sacco. Attenzione che ora stava per creare qualche problema Vincenzo Zaccone, è stato fermato e si becca anche l'ammonizione da parte di un difensore con il numero 3 sulla schiena. E sulla sfera stavolta si posiziona proprio lui, Vincenzo Zaccone. Vedremo se intanto c'è un altro cambio nelle file ospiti. Sì, sta per entrare con il numero 2 Scaramozzino ed esce, vediamo, Manganaro, sì, ma è proprio lui, Manganaro. Quando ormai siamo al 31esimo minuto, calcio di punizione, ci sono Zaccone e Marino sulla palla. Vediamo se proveranno a tirare in porta. Zaccone l'anno scorso ci aveva deliziato con dei tiri da lontano e in effetti Marino lascia al compagno di squadra Vincenzo Zaccone
la battuta di questo calcio di punizione. Sono 5 in barriera, soltanto Binna, Marino e Perla a creare problemi vicino. La palla si impenna con il tocco della barriera e va a finire in calcio d'angolo di poco alto sul montante, ecco, sulla traversa, scusa. Difesa da Barasquilia e c'è l'espulsione per un giocatore del San Gaetano che avrà sicuramente detto qualcosa all'arbitro, che ora viene accerchiato. Forse perché era già ammonito, era il numero 6, l'autore del cross del era gol. Era stato anche graziato. Sì, era stato in precedenza, Marra era un po' nervoso, attenzione. Credo che sia stato lui ad essere espulso per doppia ammonizione. Molte le proteste, in special modo da parte del numero 14 e del numero 17, che sono Monorchio e Azzarà. A questo punto non riusciamo più a capire chi è stato espulso, perché sembrerebbe il numero 6 Marra, che era stato già ammonito, oppure è stato un cartellino rosso diretto. No, è stato scappatura ad essere espulso, è il numero 5 che esce dal campo dopo qualche minuto. Siamo già passato un minuto da quando l'arbitro ha estratto il cartellino rosso. La svolta del match c'era già stata, ma ora a questo punto credo che andrà in barca. Eh sì, questa diventerebbe quindi una partita in discesa per la squadra di mister Cormagi. Batte Perla direttamente sul portiere, imposta un'azione d'attacco partendo direttamente dalla difesa. Il nuovo entrato era con il numero 17, Azzarà. Palla verso Crea, si destreggia sulla destra davanti a Monte, che lo guarda, lo controlla e lo fa sbagliare. Mallimagi, nuovo entrato del Borgo, perde palla con un piccolo contrasto, attenzione in aria, calcio di rigore. No, l'arbitro non dà il calcio di rigore. E questa volta non sono d'accordo. L'arbitro è sempre meglio posizionato di noi. Sì, credo di sì, però ho visto un calcetto, non lo so. L'arbitro ha dato il calcio d'angolo, lo dovremmo rivedere. Il calcetto l'ha subito il difensore ospite. E così sembrerebbe rimasto a terra. La lontano e purtroppo vuol dire che non ci vedo bene, dovrei mettere gli occhiali, se come dici tu. Comunque calcio d'angolo, proteste da parte dei 10 ormai in campo del San Gaetano. Non abbiamo l'ultravista come Nembo Kid. No, stiamo. Sono i segni dei tempi, l'età avanza. Sembrava comunque che l'errore di Mallamagi avrebbe messo a tu per tu con Leonardi l'attaccante Crea del San Gaetano. Poi c'è stato qualche contrasto in aria che io non ho ben individuato. Una cosa è certa, il San Gaetano Catanoso sta disputando una gara veramente eccezionale sotto il profilo della spinta, della combattività. Una squadra decisa a riaprire il match, per nulla votata al sacrificio. Sì, questa è una squadra che comunque darà filo da torcere a molte squadre. Il Borgo è sulla carta, diciamo, ha dei calciatori più importanti, ma è un avversario ostico questo San Gaetano, si sta dimostrando davvero ostico, in special modo nel secondo tempo. Il secondo tempo non è stato ben interpretato, secondo me, dal Borgo Grecanico. Hanno cercato di spegnere la partita, magari volevano che non subire reti fino al ventesimo almeno. Invece il San Gaetano ha riaperto l'incontro, si può dire, al decimo minuto del secondo tempo. E non demorde nonostante l'inferiorità numerica. Sì, sono in 10, ma non dimentichiamo, come ben dici, il
la tattica, ecco, del contropiede, poi con gli uomini che ha il Borgo ora, con Perla, con Marino, con Zaccone, ed eccolo Perla, si impossessa del pallone, poi però tocca male, non riesce a fermare la palla, a stopparla, ecco, come si suol dire, la palla va a finire sul fondo. Deve sempre fare i conti con i capricci dei bizzosi figli del mitico re dei venti, Eolo. Eh sì, il vento è importante anche in questo terreno di gioco, in questa zona, la zona di Campoli di Bocale, come dove è stato costruito questo stadio. Diciamo che oggi il vento è piacevole, vi sono dei periodi in inverno che è davvero fastidioso. Mister Cormaci sembra comunque un po' più calmo, effettua l'ennesima sostituzione il Borgo Grecanico, è pronto Principato. Non è Usain Bolt, è solamente Pasquale Principato. No, non è Usain Bolt, sarebbe ai mondiali atletica a questo punto uno che potrebbe imitarlo. Esce... chi è stato uscito, chi è stato sostituito, scusami, Tripodi forse, sì, è uscito dall'altra parte del campo. Quando ormai mancano meno di 10 minuti teniamo conto del recupero, perché con l'espulsione qualche minuto, qualche secondo si è perso, quindi diciamo 10 minuti alla fine dell'incontro, 3-1 per il Borgo che ha messo in ghiaccio, nel freezer, come ami dire tu, questo incontro, secondo me sì, secondo te Domenico? È sempre in agguato però, come El Buitre l'avvoltoio alias Modafferi. Sì, Modafferi assieme al portiere Beregas Willy, che ha comunque salvato il risultato in più di un'occasione, è stato quello che si è portato dietro più difensori del Borgo, che ha creato più problemi alla retroguardia del team di Cormaci, è stato quello che ha segnato il gol. Lotta, forse lo vedo molto stanco e anche in qualche modo zoppicante. Bene, assieme a Beregas Willy e lui, a lui darei la palma di migliore per la squadra di casa. Attenzione alla ripartenza ora del Borgo Grecanico. Zaccone trova, cerca Marino, lo trova in qualche modo, che dà, sfrutta la carambola di Marino e ottiene la rimessa dal fondo per i suoi. Gli ha massaggiato l'orecchio. Sì, poteva anche far male, perché un colpo in testa inaspettato per Marino. Comunque si riparte, questo Keita imposta l'azione, la dà a Marra. Non c'è più centrocampo del San Gaetano, sono tre, ma guarda Modafferi come chiede palla, chiede il lancio lungo in profondità, ma non arriva il pallone, il vento stavolta è andato contro il San Gaetano, spesso è andato a favore del San Gaetano, nel senso che ha bloccato l'azione del Borgo Grecanico Melitese. Ora era stato lanciato Perla, l'arbitro fischia il fuorigioco, 5 minuti al termine. Millimetrico dici tu, sì, bene o male è millimetrico, però a me non interessa, io lo ribadisco ancora, vorrei i guardaline in queste partite di prima categoria. Ultimi minuti, 5 minuti alla fine del match, più un recupero, insiste ancora, attenzione, si lancia solo davanti al portiere, perde l'attimo favorevole per battere il record Usain Bolt. Sì, ha una corsa abbastanza, mette diciamo in certa difficoltà gli avversari, Principato non è arrivato con quel centesimo di secondo per battere il record del mondo e quindi anche per battere in rete. Attenzione a Perla, cerca di rubare la palla a Marra, che la difende bene e si becca anche un buon calcio di punizione, se ne sarebbe andato da solo Perla.
Keita prova senza però idee, cioè scaraventa la palla in avanti, si può dire, verso Modafferi. Sono tutti alla ricerca di Bomber Modafferi, i giocatori in maglia bianca, per poter tentare di riaprire questo incontro quando ormai mancano soltanto 3 minuti ufficiali, poi qualche altro minuto di recupero. 3-1, possiamo dire che nel calcio, vabbè, nulla è scontato, ma l'Inter recuperava alcune partite anche in questo modo, ma qua non siamo in quei campi. Mi sa che sarà difficile per il San Gaetano in 10 recuperare ormai in questi ultimi minuti 2 gol. Le previsioni sono fatte per essere sbagliate. Non c'è stato il crollo degli imperi centrali, non è andato in barca il San Gaetano, anzi va dato atto che la formazione di casa abbia tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di riaprire il match. C'è stato anche qualche episodio discutibile. Sì, Leonardi, forse conoscendo naturalmente questo campo e l'importanza del vento in questi incontri, riesce sempre a trovare gli avanti, prima Marino, ora Perla, con direttamente lui battendo con il fatidico colpo con diciamo il collo, arriva direttamente a Perla, e per poco anche lui non si trovava l'ennesima volta tu per tu con il portiere avversario. Questa inferiorità numerica ha influito. A tirano i remi in barca, la formazione ospite si limita ora a controllare, non affonda i colpi. Non affonda i colpi, anche perché comunque non vi sono delle idee da parte del San Gaetano, sono soltanto delle palle, vedi, sono 4 in avanti e 4 in difesa, non c'è un'altra sostituzione intanto per il Borgo Grecanico Melitese. Sta per entrare Pansera ed esce Obinna, che quest'anno si è assicurato la maglia di titolare, già sono 2 volte, sembra poco quello che fa, ma riesce a fare tanto in questi campionati il giovane ragazzo originario della Nigeria. Ormai siamo al 44esimo quasi, 3-1 per il Borgo. Zaccone, sovrastato si può dire da Caridi, fallo laterale. Un minuto solamente alla fine del match e non è difficile pronosticare che il risultato di 3-1 sarà anche quello definitivo. Sì, ormai anche potrebbe nascere il gol da perché il Borgo è in superiorità numerica, ma non credo che possa più impensierire la retroguardia avversaria o il solo Modafferi, che deve vedersela con una difesa a 3 che potrebbe anche diventare a 4 quando, eccolo, in possesso palla Iamonte va a supportare, ecco, la retroguardia in maglia blu oggi. Eccolo Iamonte che si impossessa del pallone fallosamente secondo l'arbitro William Monteleone, che ha diretto bene, un arbitro di quelli che si impone, ha diretto bene, diciamo, secondo, poi bisogna vedere dalle immagini se quello che ha fatto è stato tutto giusto. Secondo me un calcio di rigore forse per il San Gaetano ci stava, secondo te no? Era un fallo opinabile quello ai danni di Iamonte, se ne sarebbe andato da solo. È stato uno dei migliori in questo match, ha svolto un lavoro apparentemente oscuro ma altamente redditizio. È stata simpatica anche questa azione con Zaccone, che è riuscito a trattenere la palla in campo, si è girato per crossare, un cross però a rientrare che non è stato possibile, diciamo, per Perla impattare con la palla e buttarla verso la porta. Difesa da Berica Swili, ennesima azione d'attacco del San Gaetano, ferma tutto in scaramuzzino,
Ora è Crea e Modafferi cercano di fare qualcosa, limite dell'area, Modafferi mette dentro, respinge Antonio Martino e da questi la palla arriva addirittura sulla tre quarti difensiva con Zaccone, al nuovo entrato Pansera, Perla è in posizione regolarissima proprio sotto la nostra postazione a destra, può scoccare in porta ma aspetta il compagno, ma no, doveva tirare in porta, palla verso Marino, Marino sulla sinistra, ora cerca di trovare Iamonte, no, trova Perla. E il tiro altissimo di Perla, comunque ormai è diventato un tiro a segno, i tre punti per il Borgo Grecanico Melitese credo che siano definitivi e si staglia da sola prima in classifica a questo punto perché la vittoria della scorsa settimana sono tre e tre oggi, sei punti, ottimo inizio. Questo mi sembra di capire che è la tua diagnosi, la tua analisi su questo match. Sì, è un Borgo Grecanico che è entrato con l'intenzione di fare sua la partita già dai primi minuti e in effetti con i gol di Capitan Marino al 12° e al 23° era già messo in freezer il risultato e quindi anche i tre punti. Il San Gaetano non ha fatto molto nel primo tempo, nel secondo tempo invece c'è stato un San Gaetano aggressivo che si buttava su tutti i palloni, ha avuto il merito di riaprire l'incontro e di mettere paura al Borgo fin quando poi è arrivato il raddoppio, il terzo gol di Marino nel secondo tempo. Che ha chiuso si può dire l'incontro, poi c'è stata anche l'espulsione, quindi a quel punto la partita è finita, è terminata si può dire già al 3-1, vittoria meritata, non si può dire altro. Qualche parola per l'arbitro, è stato un arbitro voglio dire positivo sotto un certo punto di vista, inflessibile, ma qualche errore lo ha fatto. Tanta grinta, tanta mordente nelle gambe degli avanti del giocatore gaetanini, ma purtroppo il risultato gli sta dando torto. Sì, no, il risultato non arriva, un'ultima punizione, è pronto a tirare in porta da ottima posizione a Zarà, potrebbe anche arrivare sul tabellino, entrare nel tabellino dei marcatori da quella posizione, ma Leonardi no, ci prova poi in definitiva con il numero 6 Marra, la palla si perde sul fondo, si attende soltanto il fischio finale dell'arbitro, siamo già al 49°, 4 minuti di recupero. A te Domenico per le conclusioni finali. Si interessano tutti, avanti e difensori, di questo pallone che costringe la panchina a far rientrare un altro, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità a Bocale, agro del comune di Reggio Calabria. Borgo Melitese, Borgo Grecanico Melitese batte San Gaetano Catanoso 3-1, 12° e 23° del primo tempo. Marino ancora riapre poi Modafferi al 10° del secondo tempo e il 3-1 di Marino ancora al 26° del secondo tempo, tripletta per lui. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè il regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.